bisognerebbe vivere, ma vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, è nulla più. Un pensiero di Oscar Wilde, capace di tramutare la vita in una tavolozza pittorica dalle tinte forti e talvolta non usuali. Fuori dagli schemi, lontana dalle consuetudini quotidiane e dalle spesso banali convenzioni sociali. Anch'io, davanti a questo specchio, mi sento un po' Oscar Wilde. E soprattutto al cospetto della mia anima. L'essere umano, splendido esemplare, nel grembo materno prova le prime emozioni. A soli 3 mesi dalla nascita prova gioia, tristezza, sorpresa, rabbia, disgusto. L'evoluzione è sorprendentemente veloce. Il processo evolutivo si rigenera e si trasforma continuamente. La trasformazione è interminabile, influenzata dall'ambiente, dalle esperienze, dalle scelte, dai desideri, dall'ereditarietà e talvolta anche dal destino. La vita è bella perché varia. E varie sono le persone che la abitano. C'è chi la vive come in un vortice caleidoscopico, chi invece cheto si protegge dietro a un solido e rassicurante muro che nasconde l'infinito. Muro solido e sicuro ai loro occhi, ma spesso friabile. Se il muro crolla, si sentono persi, spauriti, indifesi. E se la via maestra per la loro felicità fosse proprio al di là del muro? Per essere felici bisognerebbe vivere, non esistere. C'è chi al muro si arrampica con caparbietà, centimetro dopo centimetro, a mani nude, tanto da farle sanguinare. Si può vincere, si può perdere, ma questo è vivere. Sono le persone che superano i propri limiti, dimostrando a se stessi e agli altri la potenzialità dell'umano essere. Provarci, provarci sempre per realizzare sogni, desideri, sfide. Fin dove è lecito, per essere felici o infelici, ma soprattutto per essere. Dopo un sogno realizzato, una meta raggiunta, l'adrenalina si assopisce, ma un nuovo orizzonte è già dietro l'angolo, quell'angolo che sta nella nostra mente, nei sogni, nelle ambizioni. Sogno, rischio, vivo. La filosofia di quelle persone che tutto in parte si rispecchiano nel pensiero di Oscar Wilde. Persone diverse da chi, come il nostro sommo poeta Giacomo Leopardi, preferiscono acquetarsi al cospetto di una rassicurante siepe sul colle dell'infinito. Amano naufragare fra sogni subiti e cammini mai percorsi. Io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Esistere quindi, purché non sia la conseguenza della paura di agire, dell'autolesionismo, dal lasciarsi soffocare da chi gli sta accanto. E poi vivere di rimpianti, recriminazioni nostalgiche, deresponsabilizzando la propria coscienza, lontani dalla determinazione e dall'impegno di coloro che rincorrono la felicità. La nostra vita ha un dove, un quando, un perché desiderato, voluto, cercato, per dare un senso alla nostra esistenza. Anche se fosse generata da scelte semplici o poco azzardate. Lo straordinario libero arbitrio. Scegliere, vivere o esistere e non essere quel cambiamento che molti vorrebbero vedere nel mondo. Di questo
dovremmo avere consapevolezza, coscienza, responsabilità. Responsabilità delle scelte fatte durante il nostro cammino. Noi siamo quelli che abbiamo scelto di essere. Possiamo fingere davanti ad uno specchio, non allo specchio della nostra anima. Lei sa, lei ci conosce da sempre.